Ciao a tutti! Oggi un video molto particolare che ci porta all'interno del mondo dell'arte, anzi di uno dei lati più thriller del mondo dell'arte, derivati appunto da una mia recentissima lettura. L'arte di storie bizzarre, assurde e anche a tratti criminali è piena, e l'abbiamo visto anche un po' di tempo fa quando dedicai un video alle truffe più assurde del mondo dell'arte, realmente successe. Recentemente ho letto un libro che trovo veramente delizioso, che ho acquistato a Londra e che si chiama Lost Masterpieces. Non c'è un autore, ma è stato curato dalla casa editrice DK Publishing. È un libro che ho acquistato alla National Gallery e che al momento credo esista solo in inglese. Tuttavia è un inglese estremamente facile ed approcciabile, se siete interessati al tema di questo libro. È un libro che mi ha incuriosito immediatamente e che ho scoperto proprio lì, non lo conoscevo prima. Infatti Lost Masterpieces non è altro che una raccolta delle più eclatanti storie che hanno circondato alcune opere d'arte dall'antichità ai giorni nostri, che sono andate incontro a dei destini non così piacevoli. Infatti il libro si struttura per capitoli quali stolen, ovvero rubate, quelle opere d'arte rubate, in alcuni casi perdute per sempre, in altri casi invece recuperate, come ad esempio il tentativo di furto alla Monna Lisa, che viene raccontato all'interno del libro, oppure ancora i tentativi di furto ai danni dell'Urlo di Munch, per esempio. Oppure abbiamo proprio i distrutti, ci sono delle opere d'arte che, ahimè, proprio non esistono più perché sono state o danneggiate in modo irreparabile o proprio distrutte, scomparse. Ad esempio è particolarmente tragicamente noto un incendio che avvenne in Inghilterra, a Londra, all'interno di un magazzino che conservava nel 2004 alcune delle più grandi opere d'arte contemporanea inglese degli ultimi anni. Ad esempio tantissime opere di artisti quali Damien Hirst sono andate bruciate, distrutte da questo incendio, e ci sono stati dei casi veramente allucinanti da questo punto di vista, oppure ancora opere d'arte che hanno avuto delle rocambolesche avventure. È un argomento che mi interessava molto, che ho trovato molto interessante. Allora, considerate che il libro non va preso tanto come un saggio storico dell'arte perduta o di quei capolavori dell'arte che non esistono più, non è un testo estremamente approfondito, è più che altro una collezione di storie, di aneddoti reali che ricelebrano quelle opere che nella maggior parte dei casi purtroppo non possiamo più ammirare. Alcune delle storie hanno avuto un lieto fine, alcune sono veramente sorprendenti perché riguardano artisti, sia artisti di fama mondiale che artisti minori, artisti indipendenti, e veramente varie in questo senso. Ed è stato un bel viaggio da quel punto di vista. Io l'ho trovato un libro veramente delizioso, una lettura molto piacevole e che mi ha fatto scoprire anche tanti artisti di cui non ero a conoscenza in alcuni casi, e delle storie realmente incredibili. Oggi vi voglio segnalare, dare un assaggio di questo libro che vi straconsiglio se vi interessa il tema. Appunto, prendetelo come più una lettura curiosa che un vero e proprio saggio approfondito, ma come lettura curiosa per me è stata top, e vi voglio dare un assaggio appunto raccontandovi 5 delle storie qui contenute. Alcune delle opere che vi racconto non esistono più, o in alcuni casi non siamo certi che non esistano più, perché non sono state semplicemente ritrovate. In un caso invece l'opera d'arte esiste ancora, ma è stata danneggiata, e sono le storie che più mi hanno colpito all'interno di questo libro. Allora, il primo capolavoro dell'arte di cui non si ha più alcuna notizia è un'opera di una pittrice famosissima, Frida Kahlo, e la sua opera La tavola ferita. Allora, Frida Kahlo
realizzò questa grandissima tela a cavallo tra il 1939 e il 1940, a seguito del divorzio con il marito pittore Diego Riviera. È stato un matrimonio estremamente turbolento quello che univa i due artisti. Infatti la stessa Frida ha provato forte sofferenza durante quest'unione e ha sperimentato emozioni forti, quale il senso del tradimento, il senso della disperazione, della lotta, della violenza, che lei ha voluto esorcizzare anche attraverso quest'opera. E all'interno dell'opera noi vediamo l'artista che, come spesso faceva, si autorappresentava all'interno del suo quadro, però che prendeva parte in questa sorta di festa grottesca, macabra, in cui lei sedeva in questa grande tavolata con figure provenienti dal folklore messicano, come ad esempio gli immancabili scheletri, su questa tavola che sembra quasi essere pronta per un bacchetto, che però ha una particolarità. Questo tavolo infatti ha delle gambe umane, dei piedi umani, e ad attraversare il piano del tavolo c'è appunto questa ferita, che all'interno dell'idea dell'artista assumeva appunto un'esorcizzazione della sofferenza che ha provato durante l'unione con Diego Riviera, ma anche post rottura. Lei dipinse questo quadro, che rimase per lungo tempo in casa sua, prima che Frida decidesse di donarlo. Vi dico anche la data se lo trovo, qualche anno dopo, comunque poco prima che lei morisse nel 53, lo donò all'Unione Sovietica, a un ambasciatore russo. Tuttavia nel 54 la tela fu prestata a una galleria di Varsavia, chiamata Zaceta National Gallery, per una mostra dedicata all'artista. L'unica altra volta in cui Frida decise di mostrare, l'unica volta in cui il quadro venne mostrato durante la vita dell'artista, quando lei era ancora in vita, fu nel 1940 a Mexico City, durante l'esposizione, la sua personale Exhibition of Surrealism, e da lì in poi però rimase in casa dell'artista fino a che lei non decise di donarlo all'ambasciatore russo. L'Unione Sovietica prestò il quadro a questo museo di Varsavia e inspiegabilmente, a conclusione della mostra, il quadro sparì nel nulla, non si ha traccia, non si è capito chi ce l'avesse, anche se nel corso degli anni e tuttora sembrano essere uscite delle dichiarazioni da parte di trafficanti d'arte e collezionisti che dicono di averlo, però a quanto pare sono tutte delle banfe, perché poi sono stati smascherati che stavano mentendo sostanzialmente. È stata realizzata una replica di questo quadro, una replica che potrete vedere al museo della città tedesca Baden-Baden, ovvero il Frida Kahlo Museum. È in realtà una replica che è stata realizzata a partire da uno scatto fotografico che mostra Frida Kahlo stessa dipingere l'opera, quindi è stata ricostruita, diciamo. La seconda storia allucinante, e che riguarda il nostro paese, ahimè, ha a che fare con uno dei miei pittori preferiti. Io non sapevo niente di questa storia, che in realtà in Italia ha avuto una fortissima esposizione mediatica, ma d'altronde è un fatto che è successo quando non ero ancora in vita. Ma comunque non ne sapevo nulla, mi ha sconvolto leggere questa storia, perché parliamo di Caravaggio. Allora, quando ho letto questo capitolo, io ho dovuto chiudere il libro e prendere un attimo di respiro. Allora, l'opera in questione è La Natività coi Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, e già dalla foto sembra naturalmente un capolavoro straordinario. Una tavola gigantesca che Caravaggio realizzò nel 1609, di dimensioni importanti, perché è un quadro di 3 metri per 2, che era esposto sopra l'altare di un oratorio francescano, l'oratorio francescano di San Lorenzo a Palermo, e questo oratorio era anche una meta turistica importante proprio per la presenza di quest'opera. Ecco, la notte del 17 ottobre del 69
il quadro fu trafugato, fu sostanzialmente staccato dall'altare e nascosto all'interno di un tappeto e portato via. Si deduce, grazie al proprio per le dimensioni dell'opera e per come era stato gestito il furto, che fossero, cioè ovviamente ci fossero più di un colpevole, almeno due, e soprattutto che si trattasse di un furto molto ben preparato, di cui non si hanno avuti più sviluppi. In realtà ci sono stati diversi colpi di scena. Al momento del furto la televisione italiana dedicò per settimane una copertura ampissima riguardo a questo furto, probabilmente dando anche un'attenzione mediatica, sperando che ci fossero degli sviluppi da riprendere quasi in live TV, cosa che non successe, anche perché si iniziò a sospettare un forte coinvolgimento da parte di organizzazioni criminali. In particolar modo si vociferava il coinvolgimento di un importante boss mafioso della mafia siciliana, e ci sono stati alcuni personaggi legati al mondo malavitoso che hanno dato delle mezze informazioni sul quadro, che però non hanno portato a nulla e non hanno portato neanche a certezze. Dopo, approfondendo, ho visto anche che il parroco di questo oratorio aveva rilasciato una dichiarazione che all'epoca non era stata presa in considerazione dalla polizia, quindi what the fuck. Fatto sta che tra le dichiarazioni di gente che sostiene di sapere il destino del quadro, io spero che siano delle banfe, come ad esempio il fatto che i ladri, staccando il quadro dall'altare, hanno involontariamente danneggiato in modo irreparabile l'opera, al punto tale che hanno dovuto disfarsene perché non potevano più farsene niente, e quindi una delle voci suggerisce che i ladri abbiano trasformato questo capolavoro in mangime per i maiali, in modo da non lasciare traccia. Madonna, mi si è spezzato il cuore. Il Caravaggio mangiato dai maiali è stato troppo forte da gestire questa cosa. Però, appunto, l'FBI, nonostante queste dichiarazioni, non è venuta una. E tuttora il furto di quest'opera straordinaria del Caravaggio è, diciamo, uno dei furti, dei top, dei 10 furti più epocali e più inspiegabili della storia dell'arte mondiale. Quindi allucinante. Allora, poi il terzo aneddoto è l'aneddoto dove invece l'opera d'arte esiste ancora, ma ha subito un danneggiamento. E in questo caso, da una parte mi si è spezzato il cuore, dall'altra però questa storia ha del trash, e quindi sono rimasto basito a fissare la vernice che si asciugava. Allora, il quadro è Il sogno di Pablo Picasso, un'opera che Pablo Picasso dipinse nel 1932, e sostanzialmente quest'opera era di proprietà fino al 2006 di questo signore, questo imprenditore di casinò, cioè una personalità un po' eccentrica e ricchissima, questo Steve Wynn, che possedeva il quadro ma voleva venderlo, e ha trovato tra l'altro un acquirente perfetto, perché c'era questo collezionista d'arte, tal Steve Cohen, che solo voleva comprare a tutti i costi ed era disposto a sborsare addirittura 139 milioni di dollari. Quindi lui era lo voleva a tutti i costi, e Steve Wynn ha detto: ah, che bello, adesso ho concluso l'affare, ma prima di firmare contratti, di farsi la stretta di mano, di almeno togliere, diciamo, mettere nero su bianco il tutto, questo tonto di Steve Wynn cosa fa? Naturalmente, prima di liberarsi del quadro si deve pavoneggiare, quindi invita, a quanto pare ha invitato degli amici a casa sua a fare un party, e siccome voleva pavoneggiarsi, dire guardate il quadro del Picasso, lo tira giù dalla parete, e in un capitombolo trash che ha delle conseguenze drammatiche, tragiche, praticamente lui ha in mano il quadro, scivola e il gomito trapassa la tela.
oddio, e si strappa la tela il giorno prima della vendita, formando uno strappo di 5 cm. Steve Wynn inizia a sudare freddo, nel senso che adesso come si fa? Soprattutto quando, informandosi, scopre che ci vogliono almeno $110.000 per riparare il quadro, per riparare questo danno che comunque segna inevitabilmente la tela, e che anche riparato, oltre i costi, il valore del quadro scende drasticamente. Cioè, la cifra che voleva accaparrarsi era un sogno lontano. Eppure, incredibilmente, nonostante la stupidità totale e il trash della faccenda, a quanto pare Steve Wynn aveva un incredibile dono della retorica, perché riuscì a convincere Cohen del fatto che lo strappo aggiungesse del valore ulteriore al quadro per la storia che c'era dietro, o comunque che era un quadro talmente importante da mantenere il suo valore, anzi di più. E indovinate, nonostante si meritasse il trash totale, Steve Wynn riesce a venderlo a un prezzo superiore a $155 milioni, e al signor Cohen andava benissimo. Vabbè, insomma, io un po' di dolore l'ho provato, però sta storia l'ho trovata talmente trash che ho dovuto per forza raccontarvela. Un'altra opera d'arte, che in realtà, ecco, anche lei è stata recuperata, ma ha passato una bella disavventura, è stata la Yellow Pumpkin di Yayoi Kusama. Allora, Yayoi Kusama è nota per le sue zucche giganti, tra le tante opere, al di là delle stanze immersive con le luci, le Infinity Mirrors, i suoi quadri iconici con i pua, le sue performance trasgressive degli anni 60. Ecco, Yayoi Kusama è nota anche per le sue iconiche zucche, le iconiche zucche decorate appunto con i suoi inconfondibili pua. E nel 1994 Yayoi Kusama realizzò quella che era la sua zucca più grande, una zucca gialla con pua, tra l'altro la sua più famosa, alta 1,08 m, che installò nell'isola di Naoshima in Giappone, nota in tutto il mondo come un'isola dove la spiaggia interagisce con le opere d'arte, quindi è un'isola piena di opere d'arte, di arte contemporanea, e ci vorrò andare assolutamente, cioè deve essere fichissimo. Fatto sta che su quest'isola c'è effettivamente la zucca di Yayoi Kusama, e rimase tranquillamente dal 94 al 2001, fino a che il 9 agosto del 2001 un tifone non si abbatté sull'isola, trascinando la zucca in mare, che venne recuperata giorni dopo che questa ha iniziato a navigare tra le acque del mare. Nonostante la poesia della scultura che varca le onde per scappare e andarsene lontano, purtroppo la scultura è rimasta danneggiata. È stata recuperata, è stata restaurata, quindi tuttora, fortunatamente, l'opera Yellow Pumpkin è tuttora visitabile appunto nell'isola. Ma, e questo era un aspetto molto interessante, anche per questo ho voluto segnalarvi questo cappello su Yayoi Kusama, perché il capitolo dedicato a lei si conclude con il fatto che in realtà Yayoi Kusama ha uno storico legato a sue opere distrutte, che lei stessa distruggeva per sua scelta. In particolar modo, quando lei ancora abitava in Giappone, perché poi la sua carriera artistica ha avuto uno slancio negli anni 60, quando si trasferì senza soldi, senza mezzi, a New York. Però quando era in Giappone dalla sua famiglia, i suoi genitori osteggiavano molto le sue ambizioni di diventare un artista, non la supportavano, trovavano la sua ambizione una perdita di tempo, e facevano tutto per impedirle di intraprendere una carriera artistica. E Yayoi Kusama si è formalmente opposta ai suoi genitori, tanto da andarsene di casa e abbandonarli, ma prima di andarsene a New York, quasi come un atto di rinascita, prese tutte le opere che aveva realizzato in casa sua in Giappone e le distrusse,
di sua volontà. Quindi effettivamente esistono una grande quantità di opere di Yayoi Kusama che oggi non esistono più. L'ultima storia invece è una storia che ci tenevo a raccontarvi, anche perché si collega a un film che ho visto di recente che vi straconsiglio: l'incredibile storia del quadro Chloe and Emma, della pittrice ceca ma naturalizzata norvegese Barbora Kirisklova. Allora, questa è una storia assurda che è stata raccontata anche in un documentario che io ho scoperto leggendo questo libro e che ho noleggiato su YouTube, quindi lo trovate lì, anche in italiano, che si chiama La pittrice e il ladro, ed è un documentario favoloso che racconta effettivamente questa storia assurda. Allora, Barbora Kirisklova è questa pittrice contemporanea che ha la tecnica dell'iperrealismo e ha una tecnica spaventosa. Lei ha proprio questo approccio al quadro come se fosse riproduzione di fotografia, però ha questo stile molto cupo, molto personale, che l'ha fatta diventare una delle massime esponenti dell'iperrealismo oggi, per quanto sia un'artista molto più di nicchia rispetto agli altri nomi che vi ho fatto precedentemente. Ecco, la pittrice ha una sua personale ad Oslo, una piccola personale nella sua galleria, e una notte scopre che due suoi quadri sono stati trafugati, di cui Chloe and Emma è quello di cui non si hanno più notizie. Tramite le registrazioni delle camere di sorveglianza, la polizia e Barbora stessa scopre l'identità dei due ladri. In particolar modo identificano Karin Bertil Nordland, quindi si conosce l'identità del ladro Barbora lo vuole incontrare. Lo incontra, gli chiede spiegazioni, gli chiede: ma perché mi hai rubato le opere? Che t'ho fatto io? E lui risponde: le ho rubate perché erano belle. Ma quella notte in cui ha rubato le opere era talmente strafatto che non si ricorda dove le ha messe. Ok, quindi questo è l'incipit per quella che sarà un'assurda e toccante storia di complicità e amicizia, perché Barbora reagisce volendo, comunque scioccata dal fatto che le sue due opere più importanti siano state trafugate, inizia a provare un fortissimo interessamento umano per Karil e inizia a dipingerlo e a far di lui come se fosse la sua musa ispiratrice. Ed è una storia incredibile che appunto nel documentario viene raccontata splendidamente. Io ho avuto i brividi in alcuni punti, perché è proprio un documentario realizzato quasi in cinema verité, nel senso che il regista ha seguito i due per anni e anni nel raccontare questa storia assurda, e lui stesso non sapendo fino a dove spingersi, fino a dove raccontare. Ed è molto bello perché si racconta effettivamente questo rapporto duplice tra artista e ladro, che alla fine porta Barbora anche a una nuova fase artistica. Veramente molto bello, ve lo straconsiglio. E in generale comunque questa storia è allucinante e devo dire quasi a lieto fine, nel senso che purtroppo di Chloe and Emma non si hanno traccia. L'altro quadro si ritrova, non vi dico naturalmente come, perché viene raccontato anche all'interno del film se lo volete vedere, però un'opera mancante c'è, la storia che c'è dietro pazzesca. E detto ciò, questi erano 5 piccoli aneddoti che potete scoprire tra tanti, devo dire che saranno almeno un centinaio, di casi assurdi, di crimini che hanno purtroppo coinvolto alcune importanti opere d'arte dall'antichità a oggi, alcune di queste fortunatamente a lieto fine, altre che permangono di mistero assoluto. E queste le potete leggere appunto in Lost Masterpieces, un libro delizioso e super curioso che vi consiglio di leggere. Fatemi sapere se sono riuscito anch'io a incuriosirvi, se leggerete il libro, se l'avete letto, non l'avete letto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io intanto vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!